stasera, dottoressa Artesi, Aldo Ricciardi, con i quali ho avuto modo in questi mesi di confrontarmi, di seguire anche l'evoluzione del disegno di legge, assieme all'evoluzione della ricerca. È stato un bello scambio, è stata una bella esperienza, come diceva i dottori precedenti, la ricerca è stata coordinata all'interno del nostro dipartimento, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, e si è avvalsa di un gruppo di esperti italiani, stranieri, studiosi e anche tecnici che hanno lavorato congiuntamente, si è allargata a seconda del paese, a seconda dei momenti, per coinvolgere fino ai segretari comunali, quindi segretari comunali praticamente dei paesi analizzati, delle loro associazioni di categoria, proprio per dar conto non solo del testo normativo, chiaramente dell'interpretazione del corredato normativo, ma anche dar conto di quel formante culturale in cui parlava il professor Pedorato, della prassi, una parola del diritto di vendere nei paesi analizzati, che appunto consentono di comprendere più in fondo l'ordinamento. Vi assicuro che in alcuni momenti non è stato facile appunto arrivare a sciogliere alcuni nodi interpretativi, soprattutto anche nelle prassi, però ciò dimostra veramente l'importanza del contesto, prima ancora del testo normativo, in un'analisi di questo tipo. La mia relazione sarà necessariamente per punti, nel poco tempo a disposizione, anche per cercare di i tempi, cercherò di sintetizzare i principali passaggi della ricerca, cioè a disposizione comunque ci sarà a disposizione un testo scritto, di evidenziare le tendenze comuni nel panorama comparatistico, le peculiarità anche di alcuni paesi, e se riesco a dare anche qualche tratto, evidenziare qualche tratto di interesse per la discussione successiva che insomma, è concentrata ovviamente sull'Italia e, sullo sviluppo del disegno di legge. Allora, per punti, la scelta del contesto. Del testo, i paesi. Ci siamo basati ovviamente su studi precedenti sia del gruppo menzionati già dal professor Pedorato, che della letteratura comparatistica sul governo locale, che insomma non è così diffuso, gli studi storici sì, ma comparatistici un po' meno, e chiaramente abbiamo concentrato l'analisi sul modello francese, il nostro padre, il nostro modello napoleonico, proprio per operare in quel contesto omogeneo che consente in una micro comparazione come questa di andare a cercare analogie, differenze e evidenziare appunto le tendenze comuni. E sebbene la figura del segretario comunale sia diffusa nei paesi aderenti, iscritti al modello napoleonico, e quelli che si sono poi successivamente anche ispirati, penso ad alcuni paesi dell'Europa dell'Est che hanno percepito il modello francese napoleonico, nei quali esiste una figura assimilabile, in Polonia, in Romania, in Albania, abbiamo focalizzato l'attenzione su alcuni paesi. La base delle premesse. Un'altra tendenza accentuata in questo caso dalla crisi economico-finanziaria è puntare sulla intercomunalità, sull'esercizio associato di funzioni, cioè è una tendenza assolutamente diffusa nel panorama comparatistico, quindi nel trasferimento delle funzioni a enti appositamente creati che riuniscono i comuni. L'ultimissima riforma del legge costituzionale nel 2014 prevede che con l'esecuzione della legge adottata a maggioranza le regioni possono determinare la soppressione delle istituzioni provinciali a vantaggio di chi di organi sovracomunali nei comuni con più di 100.000 abitanti. La riforma. Ecco, questa tendenza che dico appunto accentuata molto dalla crisi ha interessato paesi che erano refrattari in passato a questo tipo di unioni, che soprattutto era il Regno Unito, non si sognava di grandi cioè comics o altre forme di unione delle funzioni, e questo stava per indicare che questo fenomeno dell'esterno della crisi ha travolto anche i modelli giuridici, portando a delle reazioni giuridiche uniformi in contesti che c'erano. Questa è una molto interessante, come da studiare sotto questo profilo. La Francia è stata la maestra, da sempre, nel tentativo di accorpare le funzioni e logistica di questo numero enorme di comuni, ha intentato, forse con questo atto terzo, cioè il terzo passaggio, prima degli anni 80, la seconda del 2003, e ora siamo nell'atto terzo del decentramento, forse con la creazione di questi enti ci sta riuscendo. Infatti, l'Unione dei Segretari Nazionali Francesi si sta proprio interrogando, i segretari comunali, si sta proprio interrogando su come reinventare la gestione delle funzioni del segretario anche in questi enti. Del resto,
lo scenario attuale è questo, o si incide sul numero dei comuni e centri come abbiamo visto in alcuni contesti, o si incide sull'accorpamento delle funzioni. Quindi chi lavora e rappresenta lo Stato o lavora per l'ente comunale deve, appunto, si trova davanti a questo scenario detto uniforme che accomuna esperienze anche diverse. La figura istituzionale, che cosa abbiamo cercato e che cosa abbiamo trovato? Innanzitutto abbiamo cercato una professionalità assimilabile alla figura del segretario comunale italiano, quindi il modello ha preso un riferimento di questo tipo, abbiamo chiaramente privilegiato le funzioni rispetto al nome, abbiamo visto che a volte il segretario c'è di nome di fatto, altre volte il segretario non c'è più di nome ma di fatto c'è perché le funzioni sono rimaste, e in altri casi ancora il segretario c'è ma ha acquisito sempre più delle funzioni di tipo manageriale. Ora, questo Vittorio, quando parlo di funzioni classiche del segretario, funzioni più manageriali, fate probabilmente riferimento a quelli che voi conoscete e esercitate, immagino tutti i giorni, sia come segretario che eventualmente anche come direttore generale, nel senso che possiamo praticamente dare per scontato questa differenziazione, di dirò quali funzioni tipiche eventualmente dove risulta l'interesse. Quindi, dicevo che in linea generale, per non annoiarvi troppo nei dettagli, perché comunque vi darò, possiamo dire che comunque esiste questa figura assimilabile. È una figura chiave dell'organizzazione comunale, è una figura storica dell'organizzazione comunale dei paesi analizzati, anche se chiaramente nel corso del tempo, sapendo che c'è questo degrado, si è spostato dalle tratti iniziali creati dal Corpo Nazionale del Segretario dell'Amministrazione Locale Spagnola, fondato nel 1924, si è spostato dai maestri di campagna autorizzati dalla legge francese del 1800 a svolgere le funzioni di segretario, e sono stati loro fondamentalmente i primi ad attestare gli atti del comune. Mi fa proprio piacere ricordare le parole di Turbide che diceva: se i comuni rappresentano per la libertà, ciò che scuole di primo grado rappresentano per la scienza. Allora, questa comunità è stata poi del maestro che si occupava della lotta all'anarchismo e all'educazione stessa, quello che si ritrova nella stessa funzione. In quale contesto operano questi segretari? Ovviamente nei comuni o in un livello superiore, provincia, dipartimento, che previsto, se è previsto che operano in un livello, che operano negli enti associativi, quelli che riuniscono più comuni. Interessante, insomma, è un elemento chiave per capire veramente come operano questi segretari, è capire il contesto della forma di governo locale, che è quasi ovunque parlamentare, con una prevalenza, secondo dei casi, dell'esecutivo del Consiglio. Una prevalenza netta dell'esecutivo legge del sindaco in Francia, se non capiamo come funziona, che cosa fa il sindaco, voilà, in Francia veramente facciamo fatica a capire questo ruolo del segretario di assistenza, che è anche il direttore generale del comune, quindi il sindaco per intenderci adotta degli atti che in Italia sono assolutamente assegnati alla dirigenza, ai dirigenti. Quindi si può dire che sì, il segretario c'è, il comunista del 2000 può svolgere le funzioni di direttore generale e normalmente lo fa, però la maggior parte di quelli che noi pensiamo essere le funzioni del direttore generale in realtà sono competenza del sindaco, che alla firma è la responsabilità e dell'atto del sindaco. La forma di governo parlamentare a volte è spostata con una netta prevalenza del consiglio, e cioè il consiglio comunale ha un ruolo fondamentale in tutte e tre le regioni, quindi si è mantenuta questo ruolo del sindaco. In particolare, con riferimento al personale degli enti locali e del segretario, comunale, il consiglio comunale delibera con l'assunzione del primo corso, l'assunzione dei funzionari comunali, incluso il segretario, la nomina dei funzionari e la regolazione dello status, dipende appunto quasi unicamente dalla competenza del consiglio, il segretario giura nelle mani del consiglio in seduta pubblica, il consiglio può anche porre la residenza del comune e, cosa interessante, anche il trattamento economico, chiaramente nell'ambito dei limiti più massimo fissato dalle leggi regionali, in quel caso è comunque stabilito dal consiglio. Quindi è,
è una figura che si fa notare anche al fuori dal governo locale, ma in realtà anche alla luce della storia del governo locale, che si è sbagliato per gli occhi direttamente del segretario italiano, quindi con la diverso, e si era conto anche questo. Normalmente questi segretari comunali sono funzionari amministrativi di ruolo, sono funzionari, e sono in ruolo, quindi o del corpo statale, appena accennato in Spagna, corpo nazionale, prima statale, ora è stato denominato corpo nazionale, poi c'è il corpo nazionale, in Francia fa parte del corpo degli enti territoriali, con apposite funzionari statali e funzionari delle collettività territoriali, funzionari comunali in Belgio, con una disciplina regionale, ma funzionari comunali, quindi con concorso, istituzione a livello direttamente comunale. Ciò consente di proteggere le funzioni esercitate, la disciplina delle funzioni esercitate, nonostante cambiamenti di nomi, cambiamenti di ruolo, l'aggiunta di funzioni ulteriori rispetto a quelle classiche esercitate. O come vedremo nelle grandi città, non c'è la nomina diretta, se sono funzionari entrati in concorso poi possono essere nominati e ritornare eventualmente al termine del periodo svolto nel lavoro che tutti erano stati appunto assunti. Ora facciamo una panoramica rapida, senza appunto è un caso sedimentario, ma sto parlando con un po' e rimaniamo un attimo in Belgio, dove c'è un elemento interessante che se ne sarebbe solamente narrativo dell'articolo e basta, potrebbe dare luogo a interpretazioni differenti. Allora, innanzitutto in Belgio abbiamo detto disciplina regionale, di conseguenza la vedere le tre regioni come viene disciplinato, che può essere deciso appunto diversamente, questo c'è stato questo passaggio della funzione da piano statale a piano regionale. E il segretario esiste in Consiglio Capitale e nei comuni con meno di 1000 abitanti, se resta vacante il posto, il Consiglio stesso può scegliere chi affidarlo al segretario. Sì, ah scusate, io invece ho un piccolo ritorno per quello che lo tenevo così. Devo ripetere tutto? Okay. Adesso è più interessante. Dicevo, esiste tutte e tre le regioni in questi termini, e comuni piccoli sotto i 1000 abitanti, può essere esercitato da segretario di altri enti locali, di Fiandre, può essere condiviso da più comuni, o può essere anche il segretario di un centro pubblico di azione sociale, che non è un ente elettivo, ma è un altro tipo di ente che gestisce delle funzioni e servizi alla persona. Nella Vallonia, 3 milioni e mezzo di abitanti, 5 province, non tanti comuni, perché il contesto è comunque importante da capire, è stato formalmente sostituito con un decreto del 2013 dal direttore generale, un decreto che modifica il codice delle autonomie, dal direttore generale, ma mantiene le funzioni di segretario. Non solo, è il contorno che ci spiega che non c'è stato proprio questo cambio strategico del solamente un cambio di nome. In tutte le regioni, ripeto, il potere di nomina formale spetta a questo consiglio molto forte, nei comuni sopra i 60.000 abitanti può essere nominato un segretario aggiunto in Vallonia, nei comuni sopra i 10.000 abitanti. Questa figura del segretario aggiunto ricorre anche in altri paesi, è un segretario aggiunto che aiuta il segretario stesso. Abbiamo già detto giura le mani del consiglio in seduta pubblica, per quel che riguarda l'accesso, è un accesso per concorso. In tutti i casi, anche dove è stato sostituito appunto con la ridenominazione del direttore, quindi si accede per quello che sta ragionando con il nostro direttore, è appunto un'altra, quel paradigma, diciamo così, differente, si potrebbe incorrere un errore, dice entra per concorso, per bando, il concorso può essere riservato anche in termini, alcuni anni di servizio con alcuni titoli, nel caso appunto della Vallonia questi elementi manageriali che vengono richiesti, dove troviamo in un contratto obiettivo che deve essere firmato con il consiglio e quindi stabilito un contratto obiettivo verificato regolarmente nei suoi appunto, obiettivi nella realizzazione di questi obiettivi con incentivo nel caso di un'ottima valutazione o nel caso di valutazioni più valutazioni negative la scelta al consiglio si fa chiare. Questo rimane a ruolo non più come direttore e una conferma iniziale subordinata a un periodo di prova di almeno un anno.
Che cosa è stato chiesto in più? È stato chiesto che io dal titolo di laurea, che viene richiesto per il titolo massimo dei concorsi in tutte e tre le regioni, ci fosse un certificato di management pubblico, un certificato riconosciuto dal governo stesso della regione, che attesti che non c'è solo una competenza ma una preparazione proprio. Quindi è la regione anche che organizza questi corsi inizialmente per poter poi accedere a questa nuova figura. In cambio di Bruxelles Capitale nella regione è rimasto il segretario, ma sono state appunto aggiunte una serie di funzioni manageriali anche di questo tipo, il mandato ovunque essendo funzionario resta in carica, quindi fino al dimissionamento, fino alle dimissioni, per intenderci tale della regione appunto di Bruxelles Capitale, dove è stato previsto un termine, un mandato di 8 anni, comunque rinnovabile sempre a seguito di valutazione. Le funzioni chiaramente sono aumentate, le classiche funzioni attribuite al segretario ne sono state inserite molte altre, manageriali, quindi in considerazione che il segretario dirige in ordine ai servizi comunali ed è anche a capo del personale, ove previsto ad esempio per Bruxelles Capitale ma anche in altri, esiste un direttore delle risorse umane ma è subordinato al segretario, quindi c'è questo ruolo di coordinamento. Fornisce il consiglio giuridici amministrativi agli organi collegiali, ovviamente richiama le varie attività applicabili, passateci la traduzione un po', ma letterale, vigila sul rispetto delle leggi con parere annesso agli atti deliberati, ma anche dovuti direttore, perché parlo molto in generale, mi ha questo punto di controllo, ne parlavamo anche ieri con questo confronto che abbiamo fatto con il vostro segretario. Ovviamente dove ci sono queste funzioni, questi contratti obiettivi, è responsabile per la realizzazione di questi obiettivi e viene valutato. Il consiglio però c'è sempre anche nella valutazione, integrato da commissioni esterne, integrato da esperti, però parte da parte della valutazione. La Francia unitaria, la Francia di disciplina statale, chiaramente le fonti sono quelle statale, legge statale sulla funzione pubblica, dentro dei grandi gruppi, il funzionario statale e il funzionario delle collettività territoriali, tutte queste collettività territoriali, un decreto apposito sullo statuto del segretario comunale e una serie di riforme che andremo a vedere che hanno inciso in parte. Allora, innanzitutto parliamo di un esercito, quello dei segretari e in generale degli operatori a livello locale, 1.800.000 impiegati dal 2012. Suddivisi 250 differenti tipi di posizione nei comuni, ora poi tra l'altro con questa riforma veramente fresca in atto, i dati devono essere aggiornati a livello di distribuzione. Esiste la figura del segretario? Sì, esiste la figura del segretario suddivisa, e questo è un classico che troviamo qua in giro, a seconda del numero di abitanti, ma qui il contesto è fondamentale per comprendere il testo. Comuni con meno di 3.500 abitanti è la classica disciplina di questo decreto che disciplina la figura del segretario comunale. Quanti sono i comuni in Francia con meno di 3.500 abitanti? 34.000 su 37.000, parlando per i segretari, uno direi, possono esercitare questi comuni, nei comuni sopra i 2.000 abitanti possono diventare anche direttori generali nominati e nei raggruppamenti, diciamo così, di comuni che però rimangono sullo stesso soglia di 3.500. Nei comuni con più di 5.000 abitanti si assumeva la determinazione di segretario generale, quelli con sopra di 5.000 abitanti ci può essere segretario aggiunto e l'eccezione arriva qui, nei comuni con più di 80.000 abitanti, centinaio in tutta Francia, e negli enti pubblici, diciamo così, di cooperazione intercomunale, una cosa che era stata creata con più di 150.000 abitanti, esiste il direttore generale dei servizi e il direttore generale dei servizi aggiunto. In questo caso c'è una chiamata diretta, quindi c'è una recensione rispetto al classico accesso, che è un accesso per concorso, quindi quando sono state chiamate i funzionari pubblici già cioè il ruolo e poi ritornare eventualmente al ruolo al termine della questa graduatoria di merito, si forma la lista di idoneità, diciamo così, nella quale idonei appare un po' in ordine alfabetico. Di conseguenza l'ente locale, il sindaco, può chiamare, cioè,
ringraziando la questa lista e quindi superare i paletti della campagna. La direi una accata forma di scolestizia per quello di segretario istituzionario, quindi completate con il termine del mandato del sindaco, deve essere confermato successivamente dal sindaco, ma rimane in carica. Quindi non è appunto esattamente, cosa è successo? È successo che qualche anno fa una riforma dell'organizzazione proprio della funzione pubblica locale ha inciso sulla modalità di accesso, in particolare sul reclutamento proprio di questa categoria dei segretari, trasferendola in un'altra. Per intenderci, velocemente, però la modalità di capirla, perché se mai questo è un bel punto sul quale si può ragionare un po' successivamente nel dibattito pensando al nostro PL. Il settore proprio dei funzionari pubblici collettivi è organizzato in filiere, quella che ci interessa, quella amministrativa, cioè quella medico, sanitaria, culturale, quant'altro, che interessa la nostra categoria è la filiera appunto amministrativa. All'interno di questa filiera ci sono 5 corpi, proprio caso appunto emploi, e posso anche dire l'amministratore, la tascia, il secretario, che sono tutti di classe A, quindi laurea, determinato tipo di concorso, il redattore categoria B e la Joan categoria C, 5 corpi, a cui corrispondono delle funzioni, in questo caso di segretario. I segretari appartengono a appunto questo corpo, segretario comunale o menzionati, che progressivamente però verranno inquadrati nella categoria degli attaché territoriali, degli addetti, di sindaco così, territoriali. Quindi si mantengono le funzioni, si mantiene il corpo, non vengono cancellate, ma il reclutamento con i concorsi per intenderci vengono progressivamente banditi all'interno di questa categoria. Questo cosa significa a oggi? Che il corpo fondamentalmente c'è ancora dei segretari, ma vista la modifica del reclutamento sarà, dell'autorità di reclutamento sarà destinato ad essere incluso in questo corpo dei colleghi sempre di categoria A. I segretari di servizio che rimangono con la disciplina che attualmente ancora si applica del decreto della progressione in carriera, gli scalini a livello retributivo e quant'altro, e anche le funzioni stesse permangono e sono progressivamente spostate all'interno di un altro corpo. Basta guardare i siti nei quali si presenta la domanda dei comuni per posto vacante e il posto vacante è quello di segretario ancora appare. Velocissimo punto la riflessione, se la cooperazione intercomunità, la comunità associata delle funzioni si rivela una carta vincente nei piccoli comuni perché consente loro di partecipare a alcuni servizi che sennò senza un'associazione di funzioni difficilmente potrebbero sostenere, dall'altro appunto come qui dall'associazione dei segretari, lasciare i segretari comunali in una situazione di riflessione sicuramente, nel senso che devono appunto, molti vedono assolutamente il momento positivo questo per reclutare la categoria, però vedere appunto come riesercitare determinate funzioni che non sono scomparse, perché i comuni comunque esistono ancora, quindi le funzioni ci sono ancora, come riesercitare di questo tipo. Quindi nonostante l'organizzazione interna, diciamo così, della filiera amministrativa, è quello che sta dentro di più di organizzazione dell'intero centro organizzativo, ecco quando dico che anche ci deve essere un coordinamento necessario delle riforme, che è fondamentale perché questo ti dà un po' di posto. Concludiamo con la Spagna, un corpo, dicevo, nazionale, quindi si accede, la relativa è prevalentemente statale adesso, era stata un po' ripulita le comunità autonome, ma adesso ritorna principalmente, segretari di livelli, cioè nel senso comuni sotto i 5.000 abitanti, è segretario del ragioniere, anche come si chiamava. Notiamo che invece la figura del segretario è incompatibile con la figura del ragioniere dell'ente territoriale, quindi invece è segretario ragioniere perché esercita una serie di funzioni sotto i 5.000 abitanti, accesso, concorso, percorso di formazione successivo. È la direzione generale della funzione pubblica del Ministero delle Finanze e delle Pubbliche Amministrazioni che agisce, organizza e poi assegna il corpo del ragioniere. Comuni tra i 5.000 e i 20.000 abitanti, il segretario direttamente di secondo livello che viene tratta è il primo vero segretario comunale, concorso, percorso,
comuni sopra i 20.000 abitanti, ultimo livello che va rilevato primo, in questo caso, cioè superiore, concorso aperto anche ai segretari precedenti. Da notare che nei comuni capoluogo di provincia, di comunità autonoma con più di 75.000 abitanti, nonché nelle aree metropolitane delle isole, la isola c'è la libera destinazione, per esempio la chiamata diretta. Quindi in questo caso c'è appunto un'eccezione che è stata prevista. Qualche collega pessimisti, insomma, diciamo così, e con un passaggio logico forse troppo rapido, anzi forse saltando qualche passaggio logico, vedono un po', temo un po' per la tenuta, nel senso dico che se la tendenza è quella della troica, vista l'esperienza della Grecia di accorpare comuni, ci saranno sempre più comuni di grandi dimensioni, di conseguenza nei comuni di grandi dimensioni si applica ovviamente la chiamata diretta, ecco allora che la figura napoleonica che abbiamo avuto come segretario potrebbe tendere a scomparire, ma viene da dire che non è proprio la figura napoleonica che abbiamo avuto, si è tenuta nel corso del tempo. Quindi concludo solamente la relazione perché ricerca così per poco tempo non è possibile, ma con cui riagganciamo fondamentalmente a quando diceva il professor Pegoraro. Abbiamo trovato questo nel libro molto alto, abbiamo trovato soprattutto le tendenze, perché la cosa lavoro è quello di sintetizzare, di andare a vedere queste tendenze comuni, e quindi un paese, insomma, qualsiasi nel quale venisse eliminata totalmente questa figura, venisse completamente stravolta la figura legata alle funzioni, ecco, sarebbe pensare dal punto di vista della tenuta e dalla possibilità di aderire ancora un modello che richiede una serie di funzioni, anche delle figure che esistono appunto nel panorama comparatistico, e questa è, diciamo così, una semplice conclusione della relazione. Poi sono a disposizione con dati altri nel seguito della discussione. Grazie.